La scelta di Giunta e Consiglio regionale di ricapitalizzare con 6 milioni di euro circa la partecipata Saga ha acceso lo scontro politico tra maggioranza ed opposizione. A levare gli scudi contro la ricapitalizzazione della società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo è stato il Movimento 5 Stelle che si è astenuto dalla votazione in aula. Secondo i rappresentanti grillini al Consiglio regionale, sono tanti, troppi i punti poco chiari nel bilancio Saga, dubbi che non permettono di capire se questa ricapitalizzazione sia sufficiente a far scongiurare il rischio chiusura dell'aeroporto d'Abruzzo. Abbiamo chiesto in commissione di bilancio di audire, sentire i vertici della Saga perché ci spiegassero appunto questo debito, l'origine del debito, il perché noi dobbiamo ripianare. Ecco, a noi non piace fare agire ad occhi chiusi come stanno facendo tutti gli altri consiglieri e dirottare, distrarre 6 milioni di euro, tra l'altro da un capitolo dove non possono essere tolti, per ripianare e ricapitalizzare un debito della Saga. Parliamo di 6 milioni di euro di soldi pubblici che preleviamo dalle tasche dei cittadini, ebbene a noi ci preme il pubblico denaro. Di tutt'altra opinione il Partito Democratico, che con il sottosegretario alla presidenza Camillo D'Alessandro critica le modalità di opposizione dei pentastellati. La scelta di ricapitalizzare la Saga, dice D'Alessandro, è stata obbligata dalle condizioni economiche della partecipata, lasciate in eredità dalla precedente amministrazione regionale. Io vorrei invitare il partito del no ad una riflessione. Il partito del no oggi a tutti gli effetti è il Movimento 5 Stelle. Io ho fatto l'opposizione, la so fare forse anche meglio di loro, perché ad ogni no accompagnavo una proposta alternativa. Loro, nel momento in cui non, dicono che non va bene questa legge, avrebbero dovuto presentare in aula un'altra legge, a meno che ritengano che l'aeroporto d'Abruzzo vada chiuso, ed è una scelta politica, lo dicano chiaramente. L'aeroporto per loro va chiuso rispetto all'Expo 2015, dove noi dovremmo presentare l'Abruzzo al mondo, dobbiamo chiudere l'aeroporto.